Stadio comunale di Locri, grazie all'assistenza tecnica di Stefano Marra, in voce Anna Maria Implatini per Locri Cutro, incontro valevole per la terza giornata del campionato d'eccellenza. I primi tre punti domenica scorsa in quel di Reggio, come l'avversaria odierna, il Cutro d'altronde, che passa in casa del Cotronei per 2-1. Il Locri viaggia sul 2-2 in ordine al pacchetto gol segnati e gol subiti. Il Cutro ha violato tre volte una porta avversaria e altrettanto hanno fatto gli avversari nei suoi confronti. Solo Coluccio e Iervasi a rete per gli Amaranto, mentre Morello è già a quota 2. La compattezza difensiva è stata un punto di forza domenica scorsa, tocca ora ripetersi per il Locri. Al Cutro serve la fame di punti dimostrata a Cotronei e la carta Lisazzo, l'argentino fresco d'ingaggio, sconosciuto ai più. Vediamo appunto nuovamente la realtà al di là delle congetture che abbiamo fatto finora con le distinte alla mano e quindi gli ingressi. Per il Locri, Galluzzo, Coluccio, Carbone, Castellano, Iervasi, D'Ascoli, Bruzzese, Siano, Foti, Conversi e Costabile. Dall'altra parte il Cutro risponde con Talotta, Muto, Marino, Bellia, Cosentino, Folino, De Luca, Cittadino, Morello, Lizzaso e Gidari. Quindi quello che è stato anticipato poc'anzi è stato confermato adesso dalla sala stampa. Per quanto riguarda la direzione in campo, il signor Sità di Catanzaro con Codispoti di Catanzaro e Mascali di Paolo, per una gara che si annuncia intraprendente. Io personalmente sono praticamente motivata anche da quello che mi circonda, perché l'attività sociosportiva qui allo stadio comunale da parte degli Amaranto, da parte dei locresi, è davvero coinvolgente e travolgente, di conseguenza c'è davvero una bella atmosfera. E in settimana si aggregherà anche Lombardo, Sergio Lombardo, direttamente dalla città novese si è realizzato praticamente il movimento di cessione definitivo. Attendiamo intanto l'ingresso in campo per quanto riguarda le formazioni. Ecco, avviene in questo momento con la terna arbitrale, la casacca e naturalmente quella gialla e nera. Dall'altra parte, ovvero guardando la postazione, dalla nostra postazione alla sinistra, c'è la formazione Amaranto con la classica divisa in Amaranto, la possiamo ammirare, queste sono immagini che possiamo tranquillamente mandare in onda. Amaranto e bianca con lo stemma Locri naturalmente sul cuore. Dall'altra parte invece in azzurro e blu c'è il Cutro di Gallo e Scandale per quanto riguarda la presidenza, il Cutro di Andrea Parentela per quanto concerne appunto la panchina, segretario Francesco Pupa. Andrea Parentela quest'anno al Cutro per la prima volta dopo le sue esperienze a Staletti, e da Staletti arriva una bella rosa con lui, ovvero Talotta, Marino, Bellia e poi ancora Cittadino e quelli che troveremo in panchina. Andiamo a vedere la panchina delle nostre formazioni. Per il Locri, Scorrano a disposizione, Fichera, Varricchio, Libri, Lanza, Coris, Ruggero e Lombardo. Dall'altra parte invece Parentela potrà contare su Voce, Ombrella, Barberi, Luca, Percopo, Garofalo e Catalano. Nicola Cot Catalano, scuola gioiosa ionica, soprattutto origini gioiosane, ha praticamente avuto a che fare con un infortunio che ha allungato i tempi del suo rientro, ma eccolo adesso a disposizione appunto di Andrea Parentela e a disposizione anche dei nostri aggiornamenti, delle nostre telecamere. C'è la gara che sta per iniziare e tra poco anche noi avvieremo il nostro cronometro per dare battaglia per 90 minuti e dare soprattutto spazio a due formazioni che stanno per contendersi questo scenario nel campionato di eccellenza, nel massimo campionato regionale, su una piazza come quella di Locri che non ha la minima voglia appunto di essere ancora una volta attendista. Inizia proprio il Locri nel doversi guardare alle spalle in questo primo minuto di gioco. Tra poco approfondiremo il cambio che c'è stato alla volta di quelli che sono stati gli avvicendamenti, perché rispetto alla precedente formazione, quella su Reggio Calabria, Croce Valanidi contro Reggio Mediterranea, fuori Ruggero, fuori Coris, in entrata Carbone e Conversi.
Dall'altra parte invece Parentela rinuncia a Camara dentro Bellia. Bellia, giocatore classe 99 che arriva dallo Staletti, ma adesso invece su questa palla piazzala, prima che vediamo grazie alle immagini di Stefano Marra, quando siamo al primo minuto di gioco, quindi punizione per il Cutro, ci sono direttamente De Luca che è quello che sembra rimanere sulla palla e che la calcia all'indirizzo del centro dell'area dove rimanda subito fuori il Locri. Ripartenza fulminea con Conversi, Conversi atterrato sulla tre quarti. Primo fallo, mette naturalmente tranquillità il direttore Sita per poi dare appunto spazio alla sistemazione, barriera e poi, come indica nella mimica il direttore di gara, tutti a ritornare nelle loro posizioni. Chi se ne occupa? In questo momento si avvicina Siano, parliamo di una new entry, centrocampista, non c'era nella nostra importante, bella presentazione che è stata realizzata sul lungomare di Locri ad agosto, ma è arrivato in un secondo momento. Trattasi di un centrocampista ex Battipagliese, ex Agropoli. Ed è pronta anche la barriera, in barriera rimane Bellia da solo, si allontana De Luca, quindi l'altra punizione che annotiamo è al secondo minuto e per il Locri e la battuta non crea alcun dubbio. Siano ci prova, ha già avuto la possibilità naturalmente di entrare in questo contesto di formazione con le precedenti battute, adesso bisogna solo che abbia la pazienza di confermare le proprie attitudini qui tra gli amaranto della tronituante presidentessa Antonella Modafferi. Antonella Modafferi che aveva chiesto al direttore sportivo varrà una squadra di gladiatori e lui ad agosto gli ha risposto: cara presidente, credo di aver proprio esagerato. E noi è quello che aspettiamo, questa squadra di gladiatori, per vedere che tipo di risultati potrà portare. L'avvio non sarà stato entusiasmante, ma naturalmente il rodaggio va bene sia per i motori che per le formazioni. Si gioca sulla tre quarti e Conversi a recuperare, dalla destra si sposta nella sua naturale posizione a sinistra perché a destra c'è Matteo Carbone, entra in area, prova anche il cross, conquista ancora una volta la sfera, la mantiene, siamo proprio sul fondo, non vi guadagna il calcio d'angolo come sperato ed è proprio l'assistente Mascali di Paola a segnalare la rimessa dal fondo da parte di Talotta. Talotta arriva dallo Staletti, abbiamo detto, insieme a Parentela, questo portiere che è una dei punti cardine per la formazione del Cutro. Siamo sotto la nostra postazione, c'era sempre Siano a gestire palla, poi c'è un ping pong, un rimando continuo della sfera fino a cercare la complicità di Gervasi. Gervasi prova anche il gioco di piede alle sue spalle, non riesce nel controllo, poi interviene Conversi, palla fuori e ci penserà adesso il Cutro a ribattere. 4 minuti di gioco finora, una punizione per parte, un fallo ai danni di questa coppia, da una parte c'è Bruzzese per il Locri, dall'altra c'è Morello, alla meglio Morello, perché la punizione secondo Sita è per il Cutro, invita anche ad indietreggiare rispetto alla mediana e appunto la formazione cutrese a rimettere in gioco con il numero 6 Folino, che cambia completamente registro, poi dalla sinistra si ritorna al centro, qui c'è Bruzzese, una gestione un po' confusa prima di provare a spazzare per Bellia, ma alle sue spalle, quindi cercando di favorire le progressioni della sua formazione. I cori qui a Locri continuano imperterriti per incitare gli amaranto, palla gestita da Galluzzo, classe 98 il portiere dell'Ocri Giorgio Galluzzo, ben strutturato nel suo 1,98 m, non crea insicurezze ma sicuramente oggi ha di fronte una formazione che non conosce. Siano costruisce per Carbone, siamo sul lato sinistro del terreno, si cerca al centro Conversi, una giocata molto veloce, da applausi sia per lo stesso Conversi sia per quanto concerne gli spalti. Dicevamo, questo inserimento, questo ritorno di Matteo Carbone dopo un infortunio darà sicuramente a Scorrano
una, nella sua girandola delle tante scelte, tanta fantasia, tanta imprevedibilità, ma a Coris e ancora a Gervasi dà un motore d'azione non indifferente, dotato appunto di costruzione, di fantasia, di autonomia di intervento. Talotta, rimessa dal fondo, va a cercare i suoi oltre la linea mediana. Uno dei primi palloni per Lizzaso, mantiene in campo, va a cercare Morello, non gli riesce la geometria, però la palla è ancora in favore degli azzurri. La battuta dal fallo laterale di fronte alla nostra postazione, siamo a sinistra perché il Cutro attacca dalla sinistra alla destra dei nostri e vostri teleschermi, mentre con la maglia amaranto il Locri da destra a sinistra, che in caso di gol sarebbe davvero sotto i micidiali amaranto con le bandiere. Galluzzo verso Carbone, era ben marcato da Muto, poi Gervasi a cercare Conversi. Siamo coperti in questa manovra dalla tifoseria, ma la palla arriva sul fondo. Ancora il portiere Locrese. Nessuna squadra a punteggio pieno in questo campionato a Reggio, a Croce Valanidi contro il Reggio Med, marcature asfissianti e difese arcigne, commentava il collega di Gazzetta Antonino Polito, ma soprattutto riferito a Locri, che ha gestito in maniera magistrale, come gestisce adesso la palla con incursione in aria da parte di Foti. Altro neo immesso, arriva insieme a Siano, esterno destro, ex Vibonese, ex Regina. Foti, calcio d'angolo, mischia al centro, la ricerca anche di Coluccio, che sulla base del gol a Croce Valanidi ha provato, come può provare solo sui calci piazzati di una certa importanza, la sua discesa in aria. Abbiamo notato che è rimasto in copertura Bruzzese, quindi una difesa un attimino più coperta quest'oggi per Scorrano, si affida a Bruzzese, si affida a Dascoli, poi ancora a Coluccio, e dall'altra parte notiamo anche un supporto d'esterno destro con Bruzzese, che in questo momento deve gestire invece proprio sulla parte sinistra del campo, cerca il rimando con il numero uno. Sbagliato purtroppo il rilancio, se il Cutro ci mette lo zampino, e prova anche una triangolazione che non riesce, secondo la giurisdizione del direttore di gara, per una anomalia nella regolarità. Dicevamo, sull'esterno destro di difesa invece si piazza Foti, quindi una difesa a 4 dalla quale vengono provati poi i vari spostamenti. Uno di questi è nel momento in cui la manovra si sposta sulla sinistra, proprio di Bruzzese, che ha la possibilità di scorrere sulla fascia di sinistra. Con il numero 10, con Lizzaso, si porta in avanti il Cutro, che prova anche un bel assist teso a mezza altezza, quando per noi sono passati appena 9 minuti di gioco, quindi il Cutro con Lizzaso, e naturalmente mi consentirete anche contemporaneamente di ripetere e di appuntare questo assist, che ci permetterà anche all'interno delle nostre trasmissioni Tutti in Campo di andare a rivedere quali sono state le proposizioni, quali sono state le problematiche per le formazioni in campo quest'oggi. La gestione sulla mediana di Matteo Carbone, cerca dall'altra parte Conversi, capisce tutto il Cutro, che intercetta. Cutro, la manovra questa volta è con Gidari, nominiamo anche lui ex Botricello.
lo scambio che avviene tra Gidari, cittadino, sulla mediana, viene interrotto dal direttore di gara, ravvisa un fallo e quindi sta favorendo la ripartenza di gioco da parte del Cutro. E così è, con in avanti Muto che prova a cedere lungo per De Luca, capisce tutto il Locri ma non mantiene in campo, quindi fallo laterale, ancora Cutro in possesso palla, da fallo laterale, palla verso il centro dell'area, attenzione perché l'aggancio è esterno, era anche in buona posizione per Cittadino, altro elemento proveniente dallo stale T. A terra in questo momento una pedina Morello, ex Real Catanzaro, per il Cutro, lascia correre il direttore di gara e c'è intanto la buona gestione tra Siano, Conversi, atterrato Conversi, il direttore di gara fa 1-1 per quanto riguarda i suoi interventi, ma forse questa volta sembra aver fermato il gioco. Sì, Città sta per decretare un calcio di punizione, non c'è distanza, almeno non quella regolamentare per Bellia, quindi fa ripetere il tutto il direttore di gara, ma il Cutro in realtà non voleva mancare di rispetto, voleva solo far sì che il direttore di gara rimanesse nella posizione prestabilita per appunto gestire anche il riavvio del gioco, permettendo così alla formazione cutrese di spostarsi con la barriera. Ancora Cutro in manovra, la possibilità per il Locri di agganciare una piccola incursione debole in aria prima di ripartire, una ripartenza poco efficace grazie a Bruzzese. Gestione sul centrocampo di gara. E noi durante la nostra telecronaca abbracciamo anche le frequenze di Universo Dilettanti, Antonello Merenda, Radio Studio 95, ambiziosi ionici, così l'ultima definizione per la squadra di Scorrano dopo la prestazione regina passata alla storia della seconda giornata di campionato, pensate, non per la vittoria in quel di Reggio Croce Valanidi ma per la querela creatasi con Carella contro probabilmente un intero Locri nella sua compattezza, definendolo una squadra dalla tattica scarsissima per la velleità, celata velleità di vincere il campionato. Andiamo a rinfrescare le formazioni anche per i nostri amici di Reggio. Per quanto riguarda il Locri, in campo c'è Galluzzo come portiere, poi Coluccio, Carbone e Castellano, Iervasi, D'Ascoli, Bruzzese, Siano, Foti, Conversi, Costabile. Praticamente Coscorrano rispetto alla precedente formazione rinuncia a Ruggero e Coris per abbracciare il ritorno di Carbone dopo una squalifica costata ben due giornate, che naturalmente apparteneva al precedente campionato, e Conversi. Dall'altra parte c'è il Cutro di mister Parentela con Talotta tra i pali, poi Muto, Marino, Bellia, Cosentino, Folino, De Luca, Cittadino, Morello, Lizzaso, l'argentino sconosciuto ai più, e Gidari direttamente da Botricello. A chi rinuncia invece Parentela? Rinuncia a Camarà per Bellia. Finora, caro Antonello, abbiamo avuto solamente due azioni degne di nota, sono state due calci piazzati, al primo minuto per il Cutro, al secondo per il Locri, due inefficaci finora perché comunque le due difese stanno rispondendo molto molto bene. Poi una bella incursione del Cutro invece al nono minuto con Lizzaso che ha provato un bel assist teso a mezza altezza che non ha trovato però nessun compagno in campo. Ancora gioco per noi, abbiamo avuto una interruzione, avete visto a terra una delle pedine protagoniste tra i 22 in campo, per noi è il 14esimo, siamo scevri di grandi azioni, le due squadre si stanno studiando davvero bene, ma questa è bella, questa è targata binomio 19, questa è Lizzaso Morello, questa viene salvata direttamente sul
dischetto, anzi sulla linea di porta da Bruzzese. Questa è davvero una bella azione degna di nota, ce ne ricorderemo al 15° minuto di gioco, quando le squadre sono ancora sullo 0-0 e continua il Cutro nella sua manovra con palla lunga in aria, braccia direttamente senza problemi il portiere dell'Ocri Galluzzo. Non so se siamo in collegamento in questo momento anche con la nostra emittente direttamente su Telemia con Domenica in Campo con Antonio Tassone, e qui dall'Ocri davvero abbiamo assistito in questo momento ad una splendida azione cutrese, dove praticamente il gioco veloce tra Lizzaso, l'argentino, e Morello, il numero 9 ex Real Catanzaro, aveva visto un duetto chiudersi davvero sulla linea di porta, aveva visto perché è arrivato prontamente Bruzzese, questo ex Catanzaro, ex Vibonese, quest'anno all'Ocri, oggi come esterno di sinistra, lui centrocampista puro, esterno di sinistra nella difesa che Scorrano ha creato ad hoc con il numero 13 D'Ascoli, con l'imbancabile Coluccio, e dall'altra parte con il neo acquisto Foti, per dare davvero battaglia al Cutro. E così è stato, perché proprio sulla linea al 15° minuto è stato lui, Bruzzese, a far sì che questo risultato potesse continuare ancora sullo 0-0. Continuiamoci ancora lotta tra Bruzzese e Lizzaso sotto la nostra postazione. Alla ricerca di Lizzaso, sempre lui, al centro dell'area questa volta, era in soluzione aerea, avrebbe dovuto gestire, ma sarebbe il risultato davvero difficile. Poi una piccola intromissione da parte di Morello a cercare di ristabilire il controllo della sfera, questo non è avvenuto, la palla è carambolata direttamente fuori dalle linee perimetrali, quindi si riparte con Galluzzo. Galluzzo a disposizione lì proprio vicino D'Ascoli, non crediamo prenderà in considerazione questa possibilità, perché anche Lizzaso e Morello non si allontanano appunto dal limite dell'area. Palla lunga, quindi il recupero oltre il cerchio di centrocampo è avvenuto grazie a Cittadino. Cittadino rimanda verso i suoi e gioco aereo ancora per il Cutro, e questo naturalmente soprattutto di prima e soprattutto in gran velocità non può riuscire davanti ad un Locri che oggi, oltre alla difesa a 4 che vi abbiamo anticipato, prevede anche Costabile in dirittura di appoggio, e poi ancora a variare da quelle parti ci sono ora Conversi, ora Carbone, ora Conversi che cerca anche di portare la situazione in profondità con questa palla che viene gestita da Siano. Siano che prova il centro e poi ancora Costabile che prova a rimandare in profondità verso Conversi, il recupero di Bruzzese. Bruzzese che prova la sovrapposizione a sinistra, non lo prende in considerazione Siano, e poi ancora da Siano al centro del campo con Costabile, Carbone, e poi con il suo Conversi che non trova lo specchio della porta grazie ad una mirabile attenzione del Cutro, lo segnaliamo e soprattutto lo annotiamo anche questo quando siamo arrivati al 19° minuto di gioco, la bella azione di Conversi, quasi gol anche qui se non fosse per la grande attenzione del Cutro. Costabile cerca alle spalle Coluccio, Coluccio avanza, indietreggia Bruzzese, attentissimo, mentre Coluccio si trova in un fazzoletto di terra sulla destra e quindi è costretto a cercare anche appoggio, ma poi soprattutto a rientrare, perché Lizzaso, Morello, naturalmente sono sempre loro. Lizzaso salta a Bruzzese che pensava di fermarlo, Coluccio facilmente d'interno destro rimanda verso il centrocampo, c'è Castellano e con lui anche un elemento del Cutro, Dicasi, Bellia, ricostruisce il Locri un po' a rincorrere questa palla che prende un po' di velocità, e poi la profondità ricercata più volte su e per Gigi Gervasi. Gigi Gervasi, classe 84, attaccante rapido, esperto, intelligente, ex, neanche a dirlo, di tantissime squadre di questa Costa Locridea che lo ha battezzato sin da ragazzino
e lo ha soprattutto promosso per le sue grandi capacità, per la sua intuizione. Lui, capitano di questa formazione Amaranto, che ora deve fronteggiare il Cutro invece in un nuovo calcio di punizione. Siamo sulla linea mediana, la batte Folino con il suo numero 6, va direttamente sulla mezzaluna che si addossa all'area con un tocco impreciso di chi lo aspettava, la caduta che non viene naturalmente menzionata dal fischio del direttore di gara, e c'è Conversi contro Cosentino, ancora Carbone sulla mezzaluna e tira al volo Carbone, splendida questa esecuzione da bombardamento al 20° minuto, lo chiamiamo anche 21 visti i minimi centesimi che ci separano dal 21° Carbone, la chiameremo la botta con cui ritorna dopo la gara di Coppa, dopo le due squalifiche da scontare in campionato relative alla precedente stagione, dopo naturalmente questa grinta accumulata negli anni. Lui che la Serie D l'ha aspettata per anni, l'ha anche giocata a Roccella, ora è ritornato in eccellenza perché lì non solo fa la differenza ma può davvero insegnare calcio ai più giovani. Gira palla Costabile, cerca sulla sinistra l'inserimento di Siano, ma è una gestione quella di Siano con raddoppio di marcatura, ancora Costabile che intanto si è portato proprio sull'esterno di sinistra, lui che fa davvero da girandola di questo centrocampo cercando di essere il perno, il fulcro della gestione per far ripartire i suoi sui tre versanti di destra al centro di sinistra, ora è lui al centro, c'è Carbone che lo attende, c'è Bruzzese che lo provoca e infatti cerca proprio lui che poi ancora rimanda verso Gigi Iervasi, interviene Folino e Folino manda fuori, permette a Locri così di battere da fallo laterale. Fallo laterale per il Locri, abbiamo superato il 20°, ci avviciniamo alla mezz'ora, lo facciamo con un incedere non più lento ma abbastanza rigoglioso perché sta cambiando il ritmo di questa gara, come cambiano anche le possibilità da sfruttare da calcio piazzato, ed è il 23° quando il Locri guadagna questo calcio di punizione, sembra voglia rimanerci Siano sulla palla, vediamo chi è che va a contrastarlo, direttamente Cittadino e Morello in barriera, chiamano anche un terzo elemento, rimane sulla mezzaluna al limite dell'area Bellia, solo una profondità Gidari per il Cutro, ben guardato da Costabile, in difesa ci sono Bruzzese e Costabile, al centro dell'area Conversi, Carbone che vuole liberarsi dalla marcatura, Gigi Iervasi, ma la palla è direttamente verso lo specchio di porta e verso l'esterno della rete, bella iniziativa di Siano, una palla a girare, ha creato un minimo d'arco, quello che potesse essere interessante per effettivamente il primo palo, quello su cui aveva cercato il colpaccio nel 7 proprio Siano. Avremo di che raccontare al prossimo collegamento, visto che adesso la situazione si fa molto più interessante, ma la palla deve essere portata un attimino più a terra per poter godere meglio di queste azioni che vengono continuamente spezzate dal gioco aereo. Poi ci pensa Siano, oggi formidabile per la sua presenza in possesso palla. Siano, Carbone che lo attende, ne ha 4 vicino a lui e poi c'è il duetto ancora una volta in attacco per il Locri al 24° Siano Iervasi, palla che viene imbeccata bene per quanto riguarda il tempo dell'incontro, piede palla di Iervasi, si spegne sul fondo perché non inquadra lo specchio di porta. 25° minuto, Locri Cutro 0-0, Iervasi, ma quella di Folino è una gamba abbastanza alta per non essere vista dal direttore di gara che va a fischiare subito un calcio di punizione indiretto, quindi braccio issato verso il cielo da parte di Città di Catanzaro, con Carbone pronto sulla palla, va a fare da spia anche Siano,
Ma guarda lungo invece Carbone con una bella scodellata a cercare ancora Iervasi. Sale in cattedra davvero il Locri al 25esimo minuto, perché questa volta su punizione Carbone scodella per Iervasi. Ed è un bel gioco quello che gli Amaranto stanno mettendo in atto ai danni di un Cutro che poi non sta realmente subendo ai fini del risultato, quindi sono danni ben riparati da una tesa difesa, da un bravo Talotta, giovane ma con una dovuta esperienza maturata in questi campi di categoria inferiore, dove davvero chi la dura la vince. Fallo laterale in questo momento per il Cutro, rimane da quelle parti Conversi, ma la palla va oltre la sua testa, viene recuperata dagli Amaranto che gestiscono sul cerchio di centrocampo con Carbone prima, con Bruzzese adesso, via la volata di Bruzzese sulla fascia sinistra, poi il raddoppio sempre di due in quella zona di campo. Il Cutro ha ben studiato il gioco dell'Ocri. Carbone galoppa, Carbone si spossessa in favore di Siano, Siano va a gestire, poi cede a Bruzzese, Bruzzese ancora per Carbone, per il centro con l'ingresso di Carbone ha guadagnato il Locri in questa parte centrale di campo, può utilizzare davvero a suo piacimento questo corridoio per le sue scorribande Scorrano e team, perché davvero con Matteo si è rinvigorita proprio questa zona spesso sconosciuta ai più per quanto riguarda la gestione della palla. Dalla tre quarti, vista in maniera opposta, il portiere del Cutro rimanda verso i suoi, ma poi Bellia prova e chiede scusa da lontano, la palla troppo alta per poter davvero sortire effetti sperati. 27esimo minuto di gioco, Galluzzo, Coluccio, porta avanti Coluccio, c'è Lizzaso ma non se ne preoccupa, lo scambio vede ancora interessato Costabile, poi Dascoli, Dascoli si guarda intorno, guarda soprattutto in profondità, capisce che è meglio gestire da vicino, c'è sempre lo schiribizzo di Costabile a farsi propulsore di manovre. Bruzzese, Bruzzese in profondità, ne scavalca il primo, prova a farlo anche con il secondo, ovvero con De Luca, lo intercetta un po' ma la palla rimane di possesso Amaranto. Coluccio attende Foti dalla parte destra, ma Costabile invece prova per uno scambio veloce che doveva essere con Conversi, ma purtroppo l'altra pedina locrese interpellata in quel momento non si rende conto che Conversi aveva iniziato una sorta di movimento verso l'area e quindi non trova l'appoggio, non trova la possibilità di scambio. Si riparte da fallo laterale. Cutro Costabile, Costabile profondità, l'attenzione di Cosentino, la corsa di Iervasi, altro fallo laterale questa volta di matrice Amaranto, scende per quello sulla sua corsia Foti, lo abbiamo già annunciato, esterno destro di qualità anche per la sua esperienza, ex Vibonese, ex Regina, palla lunga va addirittura all'interno del terreno, c'è Marino, ex Staletti, anche lui difensore del Cutro. Un batti e ribatti per il Locri con una palla lunga che Foti aveva suggerito davvero a parabola per Iervasi, ma l'occhiata tra Sita e Mascali era stata tale da farci già percepire che nel momento in cui Iervasi avesse preso contatto con la palla l'azione sarebbe stata interrotta, perché già in evidente posizione di fuorigioco. Carbone
Carbone cerca Conversi, velocità Conversi con uno stop a seguire, la palla che viene appoggiata a terra e poi lui che finisce in terra, e il direttore di gara che invece opta per una prosecuzione del gioco, lo annotiamo anche noi. 30° minuto, Moviola per tutti in campo, Moviola per Pino Carella, Conversi atterrato in aria in una corsa fianco a fianco con il difensore blu, e quindi la possibilità davvero di portarsi in con facilità a tu per tu con il portiere del Cutro Talotta. Siamo nuovamente in collegamento con i nostri studi con Antonio Tassone per una gara, caro collega, che si è accesa, ha davvero messo il motore turbo carbone che sta utilizzando al meglio il corridoio centrale di questo rettangolo di gioco, sta proponendo palloni a destra e a manca, ma soprattutto alle sue spalle ha una regia, nella regia quella di Costabile, che riesce a recuperare tutti i palloni proposti dalla difesa e poi capire quale può essere la migliore delle soluzioni. Non capiamo il gioco che sta facendo Conversi, ma è eccezionale perché si sposta dalla destra alla sinistra, quindi è da supporto in ognuna delle fasce e delle gestioni di gioco. Andiamo a vedere quali sono state le occasioni. La prima è in corso, è quella con Fattura Morello che si porta direttamente in aria e va a cercare addirittura l'incornata di Gidari, che non riesce davvero per pochissimi centimetri questo appuntamento. Andiamo al ritroso, al 30°, una bella occasione per soprattutto per la moviola di domani sera di Pino Carella, perché Conversi atterrato in aria dopo aver realizzato uno splendido stop a seguire con la partecipazione anche della copertura di uno dei difensori del Cutro, non viene però individuato come fallo possibile da massima punizione. Ancora dietro Carbone, una bella posizione scodellata in aria per Iervasi, che non trova l'appuntamento, perlomeno non lo trova come al 24° e al 23° dove Siano su punizione andava a trovare invece davvero il piede di Iervasi, che colpisce l'esterno della rete. L'altra invece occasione si spegne sul fondo, anche qui adesso Carbone ha provato a filtrare una profondità pericolosissima per Iervasi, e dall'altra parte subito capovolgimento di fronte e 1-0 in questo momento per il Cutro, che passa in vantaggio quando sull'azione sventata dalla stessa difesa di mister Parentela il capovolgimento di fronte portava da solo Morello in area di rigore, e avendo avuto l'uscita del portiere e anche una uscita di qualche difensore poteva appoggiare dalla distanza e la palla rotola definitivamente in rete dopo un Locri che per 30 minuti ha dominato, gestito e proposto, il nostro Taccuino lo può testimoniare. Il Cutro passa in vantaggio qui dal comunale. E ritorniamo tranquillamente in telecronaca, dobbiamo annotare questo gol al 30°, lo avete visto, sarà stata anche una piccola svista o probabilmente non si pensava ad un'incursione così pericolosa da parte del numero 9 Morello, o in questo momento avrei anche il dubbio che possa essere stato Gidari, però è anche vero che questa occasione un pochino è stata regalata dall'incredulità che un capovolgimento di fronte così repentino potesse realmente portare un uomo a rete. Ma cambiamo registro, come direbbe anche Scorrano, guardiamo avanti in questo momento, perché il Locri non si abbatterà, ma il Cutro è già galvanizzato abbastanza, perché ipotecare 3 punti su questo terreno alla terza giornata di campionato è sicuramente una situazione eccezionale da custodire al meglio per i 90 minuti, e di questi ne sono rimasti davvero pochi. 45 della ripresa più 10 adesso, 55 minuti ancora di gioco mentre si riprende la pedina cutrese
vittima di un scontro di gioco e quindi costretta adesso a lasciare per qualche attimo il terreno prima di poter appunto rientrare sotto la giurisdizione del signor Sità di Catanzaro. Talotta, palla lunga, Lizzaso non può controllare perché c'è Colugio. Dall'altra parte invece sbatte sulle spalle di Conversi, ma non era in posizione irregolare ed è ancora buona la manovra. Questa palla che viene poi girata anche su Castellano e Castellano non riesce a proseguire con l'azione voluta dalla difesa che l'ha promossa quando siamo al 35esimo minuto di gioco. Carbone mantiene palla con il ginocchio, la porta verso lo stesso Castellano e poi c'è Gigi Gervasi che prova a ribatterla direttamente a rete e pensate, va a trovare la traversa quando siamo giunti al 36esimo minuto di gioco. Siamo nuovamente collegati con Antonello Merenda, Universo Dilettanti, per dare un aggiornamento di questa situazione che sta dell'incredibile, perché al 36esimo Gigi Gervasi a tu per tu con il portiere Talotta e dopo praticamente avere lo stesso ribattuto una bella palla di Castellano all'interno dell'area di porta, Gigi Gervasi di prima col suo interno destro va a scuotere la traversa e quindi palla che non entra, sarebbe stata la palla dell'1-1 perché il Cutro è in vantaggio qui al comunale di Locri dal 33esimo con uno splendido gol di Morello, un gol che è stato praticamente il frutto di un capovolgimento repentino e solitario dello stesso attaccante che ha trovato il portiere fuori dai pali e quindi ha approfittato per carambolare in rete una palla lenta ma decisa che è andata a finire proprio sul palo alla destra del portiere Galluzzo. Quindi punteggio da Locri in questo momento è 1-0 quando siamo arrivati al 37esimo minuto di gioco. Punizione 37esimo al 36, Gervasi manca gol con la sua traversa e in questo momento ad evitare anche una bella soluzione tra compagni è stata la difesa del Cutro, attenta come in questo momento è sempre Folino a cercare di spazzare con la coadiuvazione fresca e leggera di Cosentino. Sarà calcio d'angolo, perlomeno così indicano sia il direttore di gara sia l'assistente con la sua bandierina sia la posizione che va a prendere Siano, tutti nel mezzo dell'area. Gervasi prova, Conversi, Aurelio di Conversi, quel dribbling che porta la palla all'esterno, anzi al di dietro delle stesse gambe per fare un cambio di piede, Aurelio di Conversi per cercare sul suo sinistro di trovare sia la possibilità di smarcarsi sia la possibilità di tirare a rete. Il pubblico si scalda per qualche azione di gioco, per qualche mancanza del portiere Galluzzo che ha ancora una volta e per la seconda volta esagerato con l'uscita fuori dai pali e questo il pubblico che il secondo allenatore e il primo giudice critico non lo accetta assolutamente. Tutti in piedi per vedere cosa si svolge al di sotto degli spalti quando stiamo arrivando al 39esimo minuto di gioco. Lizzaso gira palla verso il centro, Morello ancora va a cercare Muto, Muto la deve raccogliere prima che la palla fuoriesca, lo fa con un piccolo tacco che va a beffare bonariamente Foti, poi c'è Costabile, Costabile cerca di liberarsi. Ancora una volta l'incrocio con Castellano non è dei migliori e quindi palla al Cutro che riprova a spostare la manovra sulla sinistra. Questi capovolgimenti cutresi riescono e appunto creano poi la sovrapposizione direttamente dalla difesa con un centrocampo che si infoltisce, Coluccio un po' leggero in questa mezza giravolta che per fortuna trova un compagno di gioco. La lotta poi è sotto la postazione sulla destra,
un uno contro uno che si risolve in fallo laterale, che batte Bruzzese, che trova Costabile mentre avanza Siano. Siano è al fianco di Costabile, lo cerca, lo stesso Giovanotto con il numero 88, maglie personalizzate qui a Locri. Bruzzese ha il 21, con Versi il 34, Siano il 23 e poi ancora con Versi non controlla, alla meglio invece De Luca. Fallo laterale, palla in possesso Amaranto, 1-0 all'Ocri, il tutto al 33esimo minuto di gioco. Campo volgimento repentino, il gol sbaglia e, come disse qualcuno di importante, gol sbagliato, gol subito, e così è stato. Qui all'Ocri la regola si è applicata ferocemente. Siano dall'altra parte per una palla che continua a girare dal centrocampo alla difesa, difesa che si è portata sulla mediana intanto con Coluccio, ancora Coluccio, ha scambiato Aurora con Castellano, poi va a cercare Carbone. Carbone trova sempre le palle da alzare da terra e sono palloni dall'occhio lungo, dall'occhio fino, perché questa volta era scattato Castellano proprio come prima a ridosso dell'area di porta. Castellano, Foti, palla troppo lunga, trova addirittura la rete dietro e sopra, molto sopra la porta. 41esimo minuto di gioco, il Cutro ha violato la porta di Galluzzo al 33esimo e 0-1. Lizzaso cerca Morello, Morello prova a spostarsi, lui fa tutto da solo, cerca il varco per il tiro, poi si appoggia a Gidari, Gidari alza la palla a Palombella per uno specchio non trovato, l'arco dell'angolo della parabola, anzi era troppo ampio per impensierire Galluzzo. C'è Dascoli a supporto ma non serve, Galluzzo va su Siano e Siano di prima va su Conversi, però trova chi intercetta e il Locri ritrova possesso palla. Bruzzese, lo attende Carbone, non lo cerca Bruzzese. Bruzzese si inoltra sempre nel suo corridoio di sinistra, si riduce in un piccolo fazzoletto di terreno, da lì trova il raddoppio delle marcature, una scena già vista, una scena da non ripetere, a meno che non si crei una veloce triangolazione da poterne uscire. Infatti Carbone ravvisa proprio questa necessità e si avvicina per aiutare Bruzzese. Una palla sguscia fuori, è Costabile al limite dell'area, tira e cerca il secondo palo quando Talotta cerca proprio la palla, ma anche questa è degna di nota per l'iniziativa, per l'impegno di Costabile che al 43esimo tira tra le braccia del portiere. Mette a terra Costabile, scambia con Siano e Siano con Carbone, e Carbone che viene smorzato nel suo tentativo di appoggio, e poi Lizzaso è un dribbling di quelli che rischia di fare male, quello provato da Lizzaso, non riuscito al meglio per una trattenuta che gli regala un calcio di punizione al 43esimo. L'uscita di Matteo Carbone e l'ingresso di Coris. Maglietta tra i denti per Matteo Carbone, non mi piace questa espressione in uscita, speriamo solo che non ci siano problemi fisici, in tanta grazia e in tanta classe di gioco purtroppo Matteo ha sempre avuto problemi alle caviglie.
Calcio di punizione, c'è De Luca al 43esimo sulla palla per il Cutro, Trenino sulla linea che delimita l'area di rigore e uno va via ed è il numero 5 Cosentino che con la sua incornata non inquadra lo specchio della porta. Ritorniamo in gioco quando il direttore di gara deve favorire il riavvio di ripresa, ma soprattutto Lizzaso e Siano hanno qualcosa di intimo da dirsi. Collegamento con i nostri studi, domenica in campo il puntualissimo Antonio Tassone e questa gara che procede al meglio per quanto riguarda la reazione, perché una reazione effettivamente c'è stata, quella dell'Ocri che ancora una volta ha provato con Costabile che ha tirato una bella palla di un arco limitato e così ha permesso effettivamente a Talotta anche il tuffo e quindi l'aggancio. Poi un cambio al 43, quindi un minuto fa, Scorrano ha rilevato Carbone con la maglietta tra i denti, quindi un'espressione che non ci è piaciuta tanto, è entrato Corris al suo posto. Gervasi ha mancato il gol ancora una volta al 36esimo con una delle sue sgusciate e adesso invece sempre lui ha provato l'incornata in aria nell'area di porta con un suggerimento che veniva direttamente da palla piazzata. Quindi dopo il gol del Cutro non si è abbassata la tensione, la voglia dell'Ocri, non è scesa, però sicuramente sono diminuite le azioni, quindi c'è una regia molto più attenta soprattutto al centrocampo. Il Cutro sta provando a salire la sua squadra e quindi a fermare l'Ocri all'altezza della tre quarti. Adesso vedremo il gioco quanto cambierà senza le scorribande create da Matteo Carbone, quindi una squadra che adesso effettivamente punta l'attenzione sulle due pedine offensive. Calcio di punizione in questo momento di Siano, vediamo un pochino di cronaca e c'è appunto l'incornata che sfuma, pensate, alla destra del palo di Talotta, l'incornata in questo momento di Dascoli che impedisce anche a Gervasi di poter agganciare la palla, ma che se fosse stata misura leggermente diversa sarebbe già stata ottima proprio questa gestita da Dascoli. Quindi quando siamo al 45esimo e il direttore Sità manda tutti negli spogliatoi, il risultato rimane invariato, il Locri in questo momento sta perdendo in favore del Cutro per 1-0. E anche noi naturalmente ci fermiamo per dare naturalmente possibilità anche alle nostre corde vocali di riposarsi. A tra poco. Direttamente Gigi Gervasi al primo minuto di gioco, ce lo annuncia direttamente il pubblico questo gol, ce lo annuncia un boato, la ripartenza dei cori, la corsa verso il buon Gigi Gervasi, tutti ad abbracciare lui, ma a quanto pare è stata un'azione comunitaria, lo capiremo più tardi, lo capiremo insieme, sicuramente la partita adesso è su un unico livello, quello dell'1-1 al primo minuto della ripresa. Rifischia nuovamente il signor Sità di Catanzaro per dare appunto via alle nuove battute di questa gara che saprà ancora una volta sorprenderci, perché quando i giochi tornano in equilibrio tutto ritorna in pari e di conseguenza il risultato è più che mai aperto. C'è Conversi, ma c'è anche la difesa pronta, pungente del Cutro con il suo capitano Cosentino. Riparte invece il Locri bruzzese, adesso lo vediamo in una migliore forma ottica avendocelo di fronte. E allora cari signori, adesso il Locri naturalmente in maglia amaranto con bordature alle spalle bianche
gioca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi di contro, c'è un Cutro in tenuta blu-azzurra che dalla destra alla sinistra invece andrà a cercare all'opposto rispetto alla prima frazione il portiere Galluzzo. Palla che spiove direttamente tra Foti e Muto, alla meglio il Cutro che la mantiene, poi c'è questo corpo a corpo di Conversi che non piace neanche al direttore di gara, perlomeno, anzi ancor meno piacerà a Marino che si trova in questo momento in terra. È stata una corpo a corpo, una spallata che non riguardava solo la parte superiore del corpo ma ha interessato anche la parte inferiore del busto, che ha costretto così il giocatore a perdere l'equilibrio, giocatore che peraltro si trovava in possesso di palla, quindi non poteva che essere questo il responso del direttore. Calcio di punizione, se ne occupa Bellia, sinistra del campo, lontanissimi dal vertice sinistro dell'area dove ci si arriva con appunto un calcio di punizione involando la palla, e poi proprio per la gestione della stessa finisce in terra un altro calciatore del Cutro. Direttore di gara interviene puntualmente ancora una volta. Ecco la pecca del direttore che si può vedere solo in questo momento, in questi momenti di palla piazzata, è quella di non avere una celere ripresa dei giochi, quindi ha permesso più volte ai 22 in campo di attorniarlo e creare questo alone di colori che rallenta la ripresa del gioco. Calcio di punizione per il Cutro in questo momento dai piedi del suo capitano Cosentino. Invece il tiro arriva direttamente da Morello, ex Real Catanzaro. Questo giocatore si sta distinguendo proprio per le sue velocità. È abbastanza rabbioso il pubblico casalingo in questo momento, ma in maniera bonaria, perché ha ritrovato la grinta che gli mancava, ma soprattutto l'ottimismo, perché il Locri è arrivato a raggiungere il pareggio al primo minuto della ripresa. Lo ha fatto con una veloce battuta di palla e nei primissimi secondi si è ritrovato subito in aria con Iervasi, che questa volta non ci ha pensato un minuto di più prima di insaccare. Noi lo abbiamo percepito con un grande boato, con il pubblico che si è alzato in piedi, con una corsa felina verso il buon Gigi Iervasi, e quindi da lì abbiamo percepito questi festeggiamenti. 1-1 quindi in questo momento tra Cutro e Locri qui al Comunale di Locri. Sono passati 5 minuti, ecco quello che dà molto nell'occhio è come i giochi adesso siano ripresi con molta più lentezza, anche le stesse manovre tattiche si ricompongono con molta più lentezza. Carbone d'Ascoli, Coluccio d'Ascoli, pardon, Bruzzese. Salta la palla alla testa di Siano e va a cercare direttamente Coris, lato sinistro. Anche Coris chiuso come spesso avviene sul calcio d'angolo. Oh, la palla guizza lo stesso verso l'area. Ritorna poi fuori, c'è Bruzzese. Adesso con Coris le sue discese sono limitate. Cede palla prima, ha la possibilità di guardarsi meglio perché lo deve fare, soprattutto per difendere questo risultato. Questo calcio di punizione che arriva invece adesso agli ordini del signor Sità, adesso che stiamo per raggiungere il sesto minuto di gioco, è propizio dal punto di vista della posizione. Siamo davvero sulla mezzaluna che si accosta all'area di rigore e la posizione è semicentrale. Vedremo chi con l'uscita di Matteo Carbone se ne potrà occupare. Sulla palla ci sono Coluccio e Conversi, probabilmente un dibattito per stabilire se la situazione di gioco potrà avere un doppio tocco. Infatti Coluccio cerca posizione direttamente in aria.
Vicino a Conversi rimane Siano. Sembra voglia essere lui il predestinato alla battuta. E la palla tocca la barriera, arriva sui piedi di Iervasi, non viene insaccata, viene peraltro rilevata una posizione irregolare. Io davanti ad una barriera così folta, onestamente, siamo in diretta adesso con la nostra emittente, c'è appena stato un calcio di punizione, sesto minuto, punizione da parte dell'Ocri, se ne è occupato Siano, c'era una barriera molto folta peraltro. Prego l'operatore di non inquadrare le azioni di gioco perché siamo in diretta con la nostra emittente. E una barriera, dicevo, molto ricca, e Siano ha scelto di andare a cercare proprio la soluzione del rasoterra, una soluzione che era la più difficile onestamente, per quanto Coluccio avesse dato idea di voler provare un doppio tocco per poter appunto raggiungere più facilmente lo specchio di porta. Però io mi ricordo sempre che un poeta francese, Alfred de Vigny, diceva: le barriere sono fatte per essere saltate, or dunque saltiamole per cercare appunto una maggiore occasione, quella di Gigi Iervasi, che al volo ha creato una vera e propria convergenza della palla, costringendo peraltro Talotta al tuffo, e quindi sul primo palo Gigi Iervasi ha ottenuto palla, l'ha immediatamente rimandata di prima, con soluzione peraltro a mezza altezza, verso lo specchio di porta. Lo aveva trovato al limite, al fil di palo, e lì in tuffo è intervenuto il portiere ex Saletti Talotta. In questo momento la manovra invece affidata a Foti, Foti la profondità per il numero 8, Castellano, la palla arriva in aria, salta anche Talotta, è pronto Conversi. Il direttore di gara ha interrotto tutto perché quella palla crossata in aria ha superato nella sua curvatura la linea di fondo. Permettetemi allora di appuntare contestualmente che al settimo minuto Iervasi l'ha davvero creata e messa in costruzione, una azione da brivido per il portiere Talotta, che si è dovuto tuffare per poterla appunto bloccare, questa palla insidiosa. Costabile Siano, il tentativo al nono minuto dalla distanza. Ecco, una cosa la possiamo rilevare in questo 4-3-3 attuale di Scorrano, che adesso stanno mancando gli appoggi a centrocampo, perlomeno quelli bassi, quindi quelli che forniva Carbone, quelli alti ancora li sta gestendo Costabile, però il gioco di per sé è molto più votato alla diretta profondità, quindi qualche soluzione magari saltando il centrocampo. Bellissimo questo incrocio tra Castellano, Conversi a cercare Iervasi, poi ancora Castellano al recupero, cerca di reindirizzare la manovra, lo interrompe l'altro numero 8, Cittadino, che viene atterrato sul cerchio di centrocampo. Calcio di punizione secondo Città di Catanzaro, e quindi si riparte da una palla ferma. Meno interpellato finora Lizzaso. Stanno prendendo le misure i locresi dell'estrema difesa, ex nuorese in Serie D, argentino, anche il papà in tribuna una settimana qui dall'Argentina per vedere il figlio giocare. Lasciano il terreno di gioco in questo momento ben due pedine del Cutro. Ma l'ingresso, che è quello che ci interesserà d'ora in poi, è del numero 13 e del numero 18, ovvero di Ombrella e di Catalano.
Ombrella viene dal Cerva, e un classe 2000, Nicola Catalano da Gioiosa Ionica, gioca a Cutro, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo, ragazzo di grande talento, di grande propositività, tecnicamente davvero impeccabile. Lo gusteremo tra poco con il suo numero 18, Nicola Catalano. Gigi Iervasi, ci arriva prima Coris, oppure ci sarebbe arrivato se non fosse stato per l'intervento puntuale di Folino. Scambia sulla sua destra, va a trovare anche l'incrocio di Morello, questo favorisce una fuoriuscita della palla che rimane sempre di matrice azzurra, crotonese, quella del Cutro. Cutro che in questo momento ha una difesa a 3, un centrocampo sfalzato a 4 e altre tre pedine in attacco. Una di queste è Nicola Catalano, che viene cercato in questo momento dal cross laterale. E ancora Cutro con Marino. Marino che prova sulla linea al limite del fuorigioco di interpellare proprio l'argentino, che per paura anche di poter incappare in una soluzione di blocco ulteriore ha provato direttamente il tiro dalla distanza. Castellano in manovra per la ricerca del centro dell'area, fallo laterale in favore dell'Ocri, che lascia dietro solo Bruzzese. Poi c'è Costabile, c'è Foti, Castellano sulla mezzaluna, Coluccio in aria, D'Ascoli in aria, i due alti, le due torri, Coluccio! La palla arriva proprio nei suoi pressi, tocca la sua spalla, non è una vera e propria incornata, quindi non assume una direzione pungente e rettilinea il vettore. Non va a centrare lo specchio di porta. Cronometro che segna il 14esimo minuto, risultati che continuano a scorrere anche sui nostri teleschermi. D'Ascoli che salta superando il duello con Lizzaso, Foti elegante, Bellia per il Cutro, gambe aperte invece l'altro compagno cutrese ed è costretto a finire in terra muto, sempre del Cutro, se naturalmente la marcatura dell'Ocri diventa senza limiti di distanza. Sale il capitano per questa rimessa in gioco, Cosentino, calcio di punizione, 4 dell'Ocri si addossano a loro, sia Sianu sia Costabile, ed è ammonizione per il capitano del Cutro proprio per aver perso tempo con Gigi Iervasi a più che debita distanza nella ripresa di gioco. La tifoseria locrese non smette un attimo anche con le mani di incitare i suoi, che dopo il pareggio sono più tranquilli, meno nervosi, ma come dice la presidentessa Antonella Modafferi, neanche attendisti, come mi sono apparsi ultimamente, proprio non li voglio. In campo voglio dei leoni. Se lei ha avuto questo puzzolo, mi raccomando, non facciamoglielo spegnere, anche se adesso ciò che manca, lo ripeto, ahimè, è il ticchio di Matteo Carbone in campo. Siamo con la palla tra i piedi di Galluzzo, un Galluzzo contestato all'uscita del campo alla fine della prima frazione, purtroppo per essere uscito dai pali, per aver creato due pericoli, uno è costato il risultato momentaneamente all'Ocri, e un applauso un po' beffardo che potremmo anche evitare. Comunque c'è un giovane, c'è anche Gigi Iervasi in area, c'è un giovane tra i pali che sta dimostrando il tutto
per tutto, e quando non c'è lui ci sarà Fichera, Giuseppe, altro classe 98. Un colpo d'occhio questo del DS Martelli, lo vedremo all'opera. Intanto non c'è più Sebastiano Manglaviti, classe 99, il centrocampista, il play davanti alla difesa, ex Roccella, lui peraltro mancino, alla volta di Bovalino. E poi sono arrivati, lo ribadiamo, Foti e Siano, così come a Roccella è arrivato Cordova, così come Lombardo qui a Locri rientrerà a far parte dei giochi dalla prossima settimana, aggregandosi al gruppo, per ora sta lavorando da solo. E insomma, se vorremmo vedere davvero un bel calcio, questo è una posizione irregolare che Coris si è garantito da solo, perché era evidente anche agli occhi, non ha atteso più di tanto Codispoti per poterlo segnalare, è bastato che la palla arrivasse sui piedi di Coris. Dicevamo, il vero calcio probabilmente lo vedremo in zona dicembre. A dicembre avremo davvero le situazioni tecnico-tattiche di assetto abbastanza mature da poter godere dell'equilibrio di questo campionato d'eccellenza, che senza nessuna squadra a punteggio pieno pare voglia essere proprio così. Coris al centro del campo, Castellano a destra, c'è Gervasi in mezzo ma più avanti rispetto a Coris, palla a Castellano, prova adesso da lì a gestire un varco per il cross, trova il fallo laterale, attende in aria, lo incita Gervasi, si sposta con Versi, Coris rimane come perno d'aria, palla che arriva solamente al limite dell'area, ancora Castellano alle sue spalle, c'è Foti, la palla dentro con Versi e poi ancora fuori, nuova rimessa, sempre lo stesso Locri con i suoi uomini che adesso si fanno mettere alla prova in questa corsa. Catalano contro Foti, e Foti fa un brutto gesto, lo abbiamo notato, se ne è accorto anche il direttore di gara, è giusto che vengano messe immediatamente in evidenza queste negligenze comportamentali, il segno di star zitto naturalmente non è menzionato nelle rubriche di fair play, di conseguenza è giusta l'ammonizione nei confronti del centrocampista ex vibonese ed ex regina Foti. Fallo laterale, c'è il Cutro con il numero 3, Marino rimane in terra, scontro di gioco, palla che sguscia in profondità, voleva farlo anche Gigi Gervasi, non è stato possibile, il suggerimento era troppo lungo per poter garantire un aggancio anche nella più vicina delle situazioni. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro studio al settimo Gervasi, azione da brivido quella che vi abbiamo raccontato, e poi lì tutto si è fermato, c'è stato l'ingresso di Nicola Catalano perché sono state due le scelte di mister Parentela, Ombrella e Catalano. Nicola Catalano gioiosano, reduce da un infortunio, ritorna davvero in grande spolvero qui in campo, lui che tecnicamente ne sa perché è dotato e adesso naturalmente vorrà dimostrare qualcosa. Poi c'è stato un brutto gesto di Foti nei confronti di una pedina cutrese, indicando durante un fallo laterale, uno scontro di gioco, il gesto del silenzio, lì se ne è ravveduto immediatamente, città di Catanzaro, e lo ha ammonito, come dicevo in telecronaca. Infatti il manuale del fair play non menziona proprio delle situazioni del genere, di conseguenza meglio freddarle immediatamente. Qui a Locri attualmente siamo arrivati al 20° minuto di gioco, 1-1, che in questo momento ci sta tutto. Naturalmente l'ago della bilancia nella prima frazione pendeva in maniera evidente verso il Locri, adesso la situazione è davvero in equilibrio anche dal punto di gioco, dal punto di vista del gioco, perché è un gioco freddo, è un gioco meno imprevedibile, meno fantasioso, un gioco più tattico. Abbiamo rilevato un 4-3-3 da parte di Scorrano, adesso un atterramento in aria di Conversi, che non era in possesso palla, che non era favorito al tiro e che comunque non poteva sortire alcun calcio di massima punizione, quindi calcio di rigore.
Dall'altra parte invece risponde un Cutro con un 3-4-3, dove il 4 è molto sfalzato, quindi permette praticamente a Marino, che è il numero 3, di spostarsi dalla difesa al centrocampo, mentre a Catalano anche di utilizzare il corridoio di sinistra per poter creare qualche costruzione finora non sfruttata, perché l'attenzione di Foti è massima su questo giocatore, probabilmente già avvertito. Il prossimo cambio è sempre di matrice cutrese, sta per entrare in campo Percopo ex Silana, è un giovanissimo, anche lui è cresciuto nelle giovanili di queste squadre. Ricordavamo ad inizio collegamento che la maggior parte di questo Cutro si compone dell'ex Staletti, da cui viene l'allenatore Andrea Parentela, che ha portato dietro le pedine migliori. Adesso quindi un momento di stallo per quanto riguarda le azioni di gioco. Io direi che ci potremmo aggiornare più tardi, Antonio. Noi continuiamo invece con la nostra telecronaca, perché sta per lasciare il campo un altro elemento che ha dato tanto alla compagine del Cutro e adesso viene rilevato appunto da Percopo. Lascia il campo infatti il numero 8 Cittadino. Cittadino direttamente a centrocampo, davanti alla difesa. Vedremo se sarà un costabile della situazione o se avrà tutt'altro ruolo, se allineerà invece il centrocampo. Galluzzo questa volta si impone in uscita sulle gesta cutresi. Costabile cerca direttamente Castellano. Castellano prova la profondità di Coris, che era già sfuggito alla marcatura. Ancora Coris, gira per una triangolazione con Iervasi, una triangolazione veloce con palla che si è alzata e quindi ha destabilizzato naturalmente Iervasi, che non si aspettava quel tipo di giocata molto larga, quindi ha avuto bisogno anche di un movimento particolare che gli ha fatto perdere il tempo, perlomeno il tempo della triangolazione. Da lotta Catalano, Costabile, poi ancora Cutro con Bellia, Coluccio mette palla a terra, prova ad andare via, prova anche a gestirla dalla doppia marcatura, lo aiuta Costabile, anche lui gioca da terra, non si potrebbe, il direttore di gara è a due passi, dice che va bene, l'uomo non era completamente a terra, manteneva ancora qualche centimetro alzato rispetto al terreno di gioco, ne proviamo l'interpretazione. Foti, Illocri sulla sua corsia di destra, Castellano direttamente per Iervasi fa sì che la palla possa saltarlo, ma è stato anche un gioco tattico di collaborazione con chi lo marcava, cioè col capitano Cosentino, che avendolo spinto ha impedito a Iervasi di controllare sia di testa che di petto e quindi la palla ha saltato l'uomo. Però a quanto pare per il direttore di gara la scorrettezza è stata di Iervasi. Foti, palla fuori, Conversi rimane puntato in attacco, lui al centro, Coris a destra, Iervasi a sinistra, tutti nella stessa metà. Prova a girare palla come può Percopo, non trova i suoi, trova gli Amaranto, Conversi, e allora le punte si fanno avanti, cerca lo spazio addirittura Iervasi aggancia e tira, trovando puntualissimo Talotta. Il minuto da annotare, il 25esimo, c'è stato un vuoto profondo di quasi 20 minuti, ma è sempre lui a ritornare in auge. Sale in cattedra ancora una volta Gigi Iervasi, un aggancio perfetto al volo per una palla che non è stata rimandata con la stessa genialità, proprio perché la posizione e la marcatura non lo permettevano. Sfrutta un altro cambio Parentela, vuole dare freschezza ai suoi, prova a farlo con Luca,
Luca, classe 99, ex Sersale, si va a posizionare al centro del campo, o perlomeno in questo momento che non c'è attacco, noi lo vediamo come esterno sinistro. Catalano è sul centrocampo al centro, l'altro neo immesso Percopo, idem, due centrali di centrocampo. Un'altra pedina sull'esterno e questo centrocampo che alcune volte appare allineato a 4 si ricompone. Poi invece ci dà l'impressione di essere molto più propositivo invece Luca, posizionandosi adesso con Lizzaso e facendo rimanere un pochino dietro Morello. C'è questo gioco tra di loro che favorisce anche il tridente, sì, nel senso che permane, ma Parente l'ha preferito indietreggiare. Nicola Catalano posizionandolo sul centro-destra, dove effettivamente con Dascoli in discesa, con Bruzzese, il Locri lavora molto molto bene, si è preoccupato invece di portare anche marcatura su Castellano e lo ha fatto con l'altro neo immesso Luca. Ecco ricostruiti i sentori tattici, andiamo in cronaca nuovamente, minuto di gioco, 28esimo, interviene il direttore di gara, palla da gestire direttamente da fallo laterale. Locri e Cutro sono sull'1-1, lo vedete anche dal risultato in sovrimpressione. Conversi da solo prova a gestire, ma quella viene considerata una carica indietreggiando sull'uomo che lo stava marcando, quindi calcio di punizione per il Cutro. Cosentino il capitano, bella gestione dei suoi in difesa, non attendisti, svegli, pronti a sventare il Locri che con Conversi ora prova la soluzione a sinistra con Siano. Si era mosso bene Gigi Gervasi, ma era già in posizione di fuorigioco sulla destra. La sua velocità rispetto ad una manovra che adesso è diventata più lenta del Locri e ha dei movimenti ancora più lenti del Cutro in difesa, rischia di diventare posizione irregolare immediatamente. Quindi occhio a Gigi Gervasi anche per quanto riguarda la tempistica del movimento. Ultimo quarto d'ora di gioco per trovare eventualmente un pretendente al trono di questo match, oppure dividere il bottino, che in casa per il Locri non è cosa buona e giusta, per il Cutro sarebbe davvero una gran bella risorsa. Costabile cerca direttamente Foti, spazza via Marino e spazza sul calcio d'angolo. 30esimo proprio adesso. Non c'è treno questa volta, ma c'è dislocamento sparso in aria con marcature forti del Cutro. Incornata di Coluccio, non raddrizza, non funziona la chiave per la convergenza e quindi e c'è ancora la possibilità davvero di fare delle belle cose, ma la posizione che prevale è sempre quella di fuori gioco. Questa volta lo segnaliamo anche per la moviola di Pino Carella del lunedì sera al 31esimo, questo fuori gioco ed un'azione tra Castellano e Gervasi. Coluccio, profondità, non arriva la palla a Coris, palla da mettere a terra, ci pensa Dascoli ma lo fa sempre in soluzione aerea, gira palla il
Cutro con estrema velocità, quella che Percopo proponeva a Lucà. Ancora Percopo, la sua esperienza da senior verso Catalano. Catalano si guarda attorno, trova le spalle di Siano. Siano Costabile Coris alza la testa qualche volta, poi vede Conversi, la sua palla parte ma intercetta il piede di un cutrese, Lizzaso, si rivede finalmente, l'argentino arriva in aria, entra dalla destra, prova l'assist, viene intercettato Costabile, la ripartenza è su Coris, gira tutto, cambio di gioco per Coris, Conversi a destra, Coris che scende centrale con Gervasi, c'è Bruzzese a sinistra, cade Conversi, alla meglio nella ripresa del possesso della sfera Marino, ma non interviene il direttore di gara in quello scontro. Siano, Bruzzese, quasi all'ingresso dell'area, palla in fallo laterale. Il Locri, Bruzzese verso Siano, allora Bruzzese indietreggia, Siano no, va sul fondo e prova ancora il cross in aria, D'Ascoli, palla a terra, Foti dalla panchina alla direttiva di indietreggiare, di non spingersi troppo, se si perde palla lì diventa una brutta situazione, Conversi marcato, arrivano in tre su di lui, ad atterrarlo mi pare sia Marino. E quando lo atterra il sorriso arriva sugli occhi dei locresi con l'ingresso del numero 10 Giovanni Libri. Siamo nei momenti di preparazione in ordine al calcio di punizione che al 33esimo minuto di gioco è stato assegnato, o perlomeno si sta per consegnare in fatto di palla al Locri, ai piedi di Conversi, vicino a lui Coris, poco distanti dalla mezzaluna, quindi siamo sui 16,50 da aggiungere altri 2 metri, ma chiamiamoli anche 18 per un calcio di punizione che viene battuto quando il Locri è sul risultato di parità rispetto al Cutro, c'è un 1-1, ancora tutto da gestire negli ultimi 10 minuti di gioco. Direttore di gara va a mettere a posto anche la barriera non ancora definita, non ancora delineata, quindi un'ulteriore perdita di secondi che valgono più alla gestione del direttore che a quella della gara in sé. Conversi, palla di poco alta sulla traversa, comunque è una punizione che al 34esimo va menzionata, va a far parte anche del nostro taccuino. Punizione di Conversi, alta. Talotta dalle retrovie, l'estremo difensore del Cutro, Lizzaso in mezzo alla difesa a 4 del Locri, Gianni Libri, Coris di gamba leggermente alta e il capitano Cosentino invece di testa, e quindi un piccolo incontro scontro non bello da vedere, questo ce ne dispiace, involontario da parte di Coris che non aveva visto arrivare con il busto piegato il capitano del Cutro, che si rialza senza ferite e quindi favorisce anche la ripresa del gioco in suo favore. Ritorna qualche metro indietro per garantire la posizione in cui ha subito effettivamente il fallo. Gigi Gervasi lo guarda in attesa di un eventuale passaggio verso Folino, che sarebbe stato impensabile. Si gioca invece dall'altra parte, Lizzaso supera Coluccio, Lizzaso si porta vicino a D'Ascoli, poi prova addirittura Catalano
la conclusione di fretta e furia con il sinistro. Impreca per questo Catalano. Siamo nuovamente in collegamento con la nostra, con i nostri studi. Cosa abbiamo visto finora? Una punizione di Conversi che è andata a finire alta sulla traversa. Parliamo di pochi minuti fa, era il 34esimo, noi adesso registriamo il 36esimo. Al 31esimo un fuorigioco nella gestione a duetto Castellano-Iervasi, che andremo ad analizzare poi attraverso la nostra moviola. L'aggancio di Iervasi al 25esimo invece, dopo 15 minuti di stallo di gioco, era stato effettivamente elegante al volo, palla a terra e subito ribattuta verso la porta, non ha trovato naturalmente lo specchio libero. Adesso siamo praticamente in una condizione di cambi numerosi per quanto riguarda il Cutro, che ha aggiunto Percopo, Luca, oltre ad Ombrella e Catalano. Non ha cambiato il suo modulo di gioco, ha semplicemente rinfrescato le pedine. È entrato Gianni Libri, questa è stata l'ovazione invece a Maranto. Gianni Libri che si è posizionato al centro del campo, la difesa di Scorrano continua a rimanere a 4, si staccano solamente o da una parte o dall'altra, ma alternativamente Foti e Bruzzese, per un gioco che continua a essere al centro del campo per lo più quello di prima, solo che adesso Gianni Libri dovrebbe ridare una certa fantasia, una certa imprevedibilità. Continua a scorazzare da una parte all'altra Conversi, quindi è d'aiuto su tutte e due le fasce, sempre il guizzo, quello che si attende di Iervasi, che prova a superare sempre la linea di fuorigioco, ma la sua velocità rispetto a questa lentezza di manovra di tutte e due le formazioni lo fa risultare sempre in fuorigioco. Manca il ticchio di Matteo Carbone, che vi devo dire, quindi la situazione dal punto di vista tattico si è un attimino appiattita, ma è ripresa davvero ad essere davvero una bella partita quella tra Locri e Cutro, risultato 1-1 e finora ci sta tutto. La nostra telecronaca continua. 38esimo minuto di gioco, siamo davvero alle battute finali, quelle che possono risolvere una gara, ma ricordiamoci sempre, se una gioisce l'altra naturalmente piange, di conseguenza in questo momento questo pari potrebbe accontentare entrambe, almeno dal punto di vista delle soluzioni messe in gioco nella ripresa. Ci riferiamo adesso al gioco essenziale della ripresa. Palla lunga quella di Talotta a cercare i suoi, Catalano marcato da Dascoli, un corpo a corpo, segnala solo la palla fuoriuscita l'assistente Mascali di Paola, quindi si riprenderà da fallo laterale per il Cutro. Naturalmente verso l'area cutrese, quindi scende anche Coris sulla limite dell'area, palla che viene riconquistata da Locri, Locri che la gira subito verso Iervasi, che intanto è andato sul centro. La partenza di Libri, Libri sulla destra, il neo immesso dell'Locri. Quando siamo arrivati adesso al 39esimo minuto di gioco, il risultato è 1-1. Ci sono state delle azioni, non sono state eccezionali, però sicuramente hanno fatto pendere nuovamente l'ago della bilancia dalla parte dell'Locri. Locri che appunto dicevamo ha immesso Libri dopo aver perso alla fine del primo tempo Matteo Carbone, quindi ha perso il suo corridoio centrale, la sua fantasia, il suo motore. Dall'altra parte anche il Cutro è diventato un pochino più attendista, perché sta misurando adesso la potenzialità dell'Locri, un Locri che riparte in continuazione sul filo del fuorigioco. In questo momento Coris manca di poco il pallonetto al limite dell'area, approfittando della fuoriuscita dai pali di Talotta. Al 40esimo si divora davvero Coris quello che poteva essere il vantaggio per il Locri. Continua ad essere 1-1 qui dal comunale. Lo annotiamo anche noi dopo aver dato un riferimento chiaro della situazione attuale ad Universo Dilettanti. Esce tra gli applausi Bruzzese, entra tra altrettanti numero 17 Ruggero. E naturalmente nel momento in cui arriva Ruggero arriva un
difensore Giuseppe Ruggero, classe 91, che si adatta un po' a tutto. Vedremo l'utilizzo che ne farà Scorrano, che non ha probabilmente paura in questa seconda frazione di gioco delle incursioni cutresi, però è giusto guardarsi alle spalle anche per non perdere questo punto che finora è stato messo in cascina. Quarantesimo, dicevamo, l'occasione è stata di Coris, noi la notiamo come adesso il gol, arriva il gol da parte del Locri, lo ha messo in sacco proprio al 41esimo con un pallonetto che è andato a beffare l'amaro Talotta, che rimane adesso in terra con l'amarezza, l'amarezza tra gli occhi, l'amarezza che si nota dalle sue braccia che penzolano purtroppo sul campo. Lo dicevo poc'anzi, per uno che gioisce c'è sempre qualcuno che piange, qua sta risorgendo tutta la tribuna. 2-1 del Locri quando siamo giunti adesso al 42esimo minuto. Il gol di Siano al 42esimo favorisce il vantaggio locrese. Diamo anche i dovuti riferimenti ai nostri partner del momento, ecco siamo in diretta sulla nostra emittente, un momento in cui Locri sale in cattedra quando non che stesse lavorando meno, ma stava gestendo quasi mentalmente proiettato a far su, a mettere in cascina almeno il punticino. Sicuramente questo non è l'interpretazione di Scorrano, che invece dalla sua, avendo inserito Libri, ha voluto scuotere davvero il centrocampo. La manovra d'altronde è partita proprio da lui, dalla sua corsa, dalla sua lotta verso quella palla che non sappiamo come sia arrivata effettivamente a Siano, ma sicuramente lui sa bene come l'ha insaccata. Il pubblico che acclama i suoi, allo stesso tempo fischia, qualcuno chiede allo stadio di partecipare in questo momento che al 44esimo è di galvanizzazione pura, perché Siano sta regalando il sogno dei tre punti in casa, quello che voleva la tronituante Antonella Modafferi quando dagli spogliatoi urlando ha sempre chiesto: voglio 12, 11 leoni, perché la dodicesima sono io dagli spalti, diceva Antonella Modafferi, la presidente, tutta in amaranto anche negli abiti. L'uscita tra gli applausi in questo momento per Siano, l'autore del gol. Scorrano sceglie per proseguire gli ultimi minuti il suo numero 5, Varricchio. Varricchio lo andiamo a conoscere, Davide, classe 94, difensore mancino, ex Lamezia, è un ragazzo che garantisce fisicità per la sua altezza, e anche se esilino, però in velocità e soprattutto in presenza, in continuità, è uno su cui Scorrano punta molto. Pochi minuti ancora, 45esimo qui al comunale di Locri. 45esimo minuto al comunale di Locri, Siano ha regalato il momentaneo vantaggio, Locri comanda sul Cutro per 2-1, ma come è successo? È successo perché quell'inserimento di Scorrano per quanto riguarda Libri è stato azzeccato, lui che ha rinvigorito il centrocampo, è stato peraltro il beniamino da sempre di questa tifoseria, e infatti lui ha recuperato palla a centrocampo, si è involato verso la tre quarti, ha ceduto la palla a Siano e lui non ha perso tempo ad insaccarla. Questo sicuramente ha galvanizzato tutta Locri anche sugli spalti, e poi c'è stata l'uscita tra gli applausi dello stesso autore del gol. L'ingresso è stato quello di Varricchio, un difensore esile, giovane, dalle grandi capacità.
Quindi pochi minuti di gioco, adesso il direttore di gara sta segnalando i minuti, quindi in 3 minuti dovremmo anche essere fuori dal terreno di gioco. Pieno recupero quindi qui al comunale di Locri. Collegamento con l'universo dilettanti, lo avrete percepito dal tono di voce, dal riepilogo che ho appena fatto, e quindi Telemia in onde, radio e video, copre la provincia reggina ma non solo, arrivando anche via streaming e con il contatto Facebook a coprire tutta la Calabria e oltre, perché effettivamente abbiamo raggiunto i 4.000 contatti nella precedente trasmissione. Queste sono soddisfazioni che noi ribadiamo anche in questa telecronaca, perché è frutto di un lavoro di gruppo, un lavoro di team che dall'editore Giuseppe Mazzaferro fino ai giornalisti, agli operatori e alla regia si va ad estendere appunto a tutta la media società cooperativa di Telemia. Cronaca degli ultimi minuti, palla messa in aria. Ma non c'era molta certezza e molta sicurezza in questa azione che ha proposto Ruggero. Forse pensava di essere addirittura fuori dai giochi quando ha ribattuto centralmente d'interno questa palla che lo vedeva da solo al limite dell'area. Catalano gira per Luca. Luca gestisce al cospetto del nuovo entrato Varricchio. La palla arriva in aria, spazza ad Ascoli. Nuova interruzione da parte del direttore di gara perché il Locri propone con il numero 11 l'ingresso di Lanza, e noi lo andiamo a trattare. Fabio Lanza, classe 99, centrocampista, un sinistro mancino, anche trequartista, ex Catanzaro, in prestito qui a Locri, va a rilevare Conversi che esce tra gli applausi. Partita impeccabile quella di Conversi per la grinta che ci ha messo, la lotta. Manuel, classe 90, è un attaccante, un mancino, è un esterno sinistro. Ha esordito anche in B con il Crotone, arriva dalla Cittanovese e adesso c'è la brutta uscita di Galluzzo, brutta perché si va ad incontrare con Lisaso e brutta perché soprattutto entrambi ne guadagnano una piccola, speriamo leggera, contusione, anche se rimangono in terra i giocatori. I gol quindi, 33esimo del primo tempo con Lizzaso, passava in vantaggio il Locri nella prima mezz'ora quando soprattutto il Locri aveva lavorato tanto, perché al primo e al secondo minuto due punizioni, una per il Cutro e una per il Locri, poi al nono il Cutro con il duetto con Lizzaso che forniva un ottimo assist che non veniva raccolto in aria, al quindicesimo Lizzaso Morello e naturalmente arrivava sulla linea di porta, ve lo ricordo, a salvare il tutto Bruzzese, al diciannovesimo era quasi gol per Conversi che mancava di poco, al lato sfiorava il palo, al ventunesimo la gran botta al volo di Carbone, al ventitreesimo Siano su punizione colpiva l'esterno della rete, al ventiquattresimo Siano Iervasi, ancora i due in accoppiata, al venticinquesimo la punizione di Carbone che scodellava per Iervasi, ma naturalmente la difesa del Cutro non favoriva l'aggancio e la gestione limpida da parte dell'attaccante dell'Ocri, al trentanovesimo il caso da Moviola, l'atterramento in aria di Conversi, al trentatreesimo arrivava il gol su capovolgimento repentino di fronte di Lizzaso, l'argentino che portava appunto in auge momentaneamente il Cutro, al trentaseiesimo Iervasi mancava il gol, al quarantatreesimo Costabile che tirava una bella palla ma tra le braccia del portiere, al 43esimo Carbone Coris, l'avvicendamento che cambiava per un po' le sorti di questa partita che si riprendeva con l'ingresso di Libri, ma arrivava dopo perché prima al sesto una punizione del Locri, al settimo Iervasi, un'azione da brivido con il portiere Talotta costretto a tuffarsi a fil di palo, al 25esimo l'aggancio di Iervasi al volo e il tiro che trovava lo specchio ma non la il superamento della porta, e poi al 34esimo una punizione che finiva alta da parte di Conversi, al 42esimo arrivava poi l'altro gol, quello del 2-1 da parte di Siano. Siamo nuovamente in collegamento con Universo Dilettanti, la gara non è terminata,
non ci sono più azioni degne di nota, ma la gara non è terminata, manca ancora qualche istante, la si sta gestendo sul fallo laterale, sulla linea perimetrale opposta alla nostra postazione, dove in punto di battuta si porta, vediamo un po' perché vanno entrambi i giocatori, si porta praticamente il direttore di gara ad assegnare invece un calcio di punizione per il Locri. Siamo praticamente sul lato piccolo dell'area, quindi sui 16.50 alla destra del portiere, quindi una palla che sarà carambolata in aria proprio da lì, c'è Iervasi al centro del campo, c'è anche Coris a raccogliere, la raccoglie, si porta sul fondo, cerca il varco per l'assist, non gli riesce, deve indietreggiare, piccolo fazzoletto di gestione, di fazzoletto di terra di gestione per lui, palla che finisce fuori. Direttore di gara Sità che annuncia con il triplice fischio la fine dei giochi, quindi da Locri il risultato finale è 2-1, segnava al 33esimo Lizzaso, pareggiava al primo della ripresa il Locri che poi andava a raddoppiare con Siano al 42esimo. Siamo qui in rifinitura davvero, eravamo in collegamento con l'Universo Dilettanti, siamo tornati in diretta con la nostra emittente, il pubblico di Locri è galvanizzato, sono arrivati i tre punti qui al Comunale, è arrivato il momento che serviva per risollevare l'animo, non possiamo dire che è stato un brutto Cutro, non lo possiamo dire assolutamente, il Cutro ha giocato, ha portato avanti il suo modulo fino alla fine, ha portato avanti il suo tridente d'attacco ben coadiuvato alle spalle da un centrocampo che ha lavorato tantissimo, ha lavorato soprattutto la difesa, lo ha fatto con i due centrali, con Folino e con il capitano Cosentino. Cosa è mancato? Non lo possiamo stabilire noi che il Cutro lo abbiamo visto una volta sola, sicuramente è stato un po' più Locri, è stato un po' più Locri ogni qualvolta ha trovato quella quadratura di centrocampo tale da promuovere non solo con Costabile ma anche con chi sa portare i palloni in profondità, e in questo caso Iervasi, Siano, Coris hanno approfittato e hanno giocato ogni pallone, Iervasi su tutte le palle naturalmente, sempre sul filo del fuorigioco, una difesa che si è portata più volte anche in attacco, non si è mai scoperta, gran lavoro di Foti e di Bruzzese, gran lavoro di tutti i 22 in campo. La direzione di gara del signor Sità di Catanzaro è stata genuina, è stata moderata, è stata soprattutto puntuale perché ha freddato quelle piccole situazioni che avrebbero potuto generare un attimino di nervosismo. La gara infatti non è stata mai nervosa, è stata tenuta sempre sotto controllo anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista tattico, però non applaudiamo più ironicamente Galluzzo solo perché essendo fuoriuscito dai pali ha purtroppo garantito il vantaggio cutrese, è un giovane, crescerà e darà tante soddisfazioni. A voi studio.